Grande fratello, Giovanni Ciacci e Nikita Pelizzon botta e risposta al veleno, basta. Giovanni Ciacci e Nikita Pelizzon, tra gli ex concorrenti della settima edizione Grande Fratello VIP hanno discusso sui social in seguito alle recenti dichiarazioni della 28enne triestina a TE24. Giovanni Ciacci e Nikita Pelizzon, tra gli ex concorrenti della settima edizione Grande Fratello VIP hanno discusso sui social in seguito alle recenti dichiarazioni della 28enne triestina a TE24. Grande Fratello, Giovanni Ciacci replica a Nikita Pelizzon che torna a parlare di Marco Bellavia. Nell'intervista al portale, Nikita Pelizzon ha toccato il tema del bullismo, provocando una reazione piuttosto accesa da parte di Ciacci. Pensavo che anche le edizioni precedenti fossero simili a quella che ho vissuto io, ha dichiarato Nikita, non avendole mai viste, quindi non mi aspettavo che non saremmo stati invitati a nessun programma. Soprattutto perché, devo dire, è stato difficile evitare di usare parolacce per 7 mesi per dare un buon esempio, nonostante il bullismo che osservavo. Quando sono uscita e ho scoperto di essere nella lista nera della settima edizione, la mia prima reazione è stata, shock. Ma va bene, la vita è sempre piena di sorprese. Il popolare costumista originario di Siena, ha voluto commentare le dichiarazioni della Pelizzon sull'argomento, in quanto Ciacci all'epoca della sua partecipazione al reality show, venne molto criticato per il suo atteggiamento nei confronti di Marco Bellavia, isolato dal resto del gruppo che venne accusato appunto di bullismo. Sentir parlare ancora di bullismo del Grande Fratello. Basta. Imparate ad usare bene le parole. Se è stata un'edizione orribile è grazie anche a queste parole buttate lì a caso come il bullismo che vedevo. Il bullismo è una cosa seria e basta giocarci per avere titoli. Attenzione a distruggere la gente. Meditate, grazie e basta cizzate, tanto la verità verrà fuori. Nel post Ciacci ha taggato la Pelizzon che ha così replicato. Ti sei sentito chiamato in causa? Se no non me lo spiego. Detto ciò, a me sembrava di stare alle scuole con i bulletti, le cheerleader, il quarterback, il coach stratega e avanti così. Poi tu mi sembra ci sia stato un mese? Io l'ho vissuta dal giorno 1 all'ultimo, totale 6 mesi. Direi che abbiamo esperienze e feed totalmente diversi. Detto ciò, se vedo uno piangere a terra, vado a confortarlo. Un abbraccio, buona vita Vorticoso. Ciacci, dopo la sua partecipazione al Grande Fratello visse un momento particolarmente difficile durante il quale pensò persino al suicidio. Durante un'intervista rilasciata a Il Riformista, il costumista di aver vissuto un anno terribile in cui si è sentito particolarmente solo con i suoi demoni mentali. L'HIV era diventato un problema secondario rispetto alla sua lotta contro la depressione. L'ex Geffino ha rivelato che i mostri del passato erano ritornati ed è stato sul punto di buttarsi da una finestra per poi cercare immediatamente uno psicologo che potesse aiutarlo. Io non sono un bullo, ho solo partecipato al gioco, non credo di aver trattato male una persona con una patologia certificata, ha voluto specificare Giovanni Ciacci in quell'occasione, ma questo si valuterà nelle sedi opportune. Ho sempre chiesto di vedere il certificato medico di questa persona sia prima che dopo ma non mi hanno mostrato nulla. Ho fatto il mio gioco, nel regolamento c'è scritto che devi far fuori tutti gli altri concorrenti. L'ex Geffino ha poi rivelato che dopo l'uscita di scena dal reality, è stato anche isolato da amici e colleghi. In un attimo sono spariti tutti e, chi poteva, parlava di me dicendo cose immonde, è stato terribile. Ancora non mi spiego il comportamento di alcuni che non conoscendomi personalmente hanno espresso giudizi umani nei miei confronti.